Buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar su alcuni highlights dell'ultima versione software del 3CAD 3.1 Rieca. Oggi eh, partiremo dalla progettazione eh, tramite eh, Smile Creator fino ad arrivare alla realizzazione del restauro eh, definitivo. Io sono Leonardo Galanti e faccio parte dell'application support team di Exocad e come sempre insieme a me il mio collega Marco Annucci, che è anche il nostro chat partner. Eccoci, ciao ragazzi, grazie per essere qui. Vedo che siete in tanti, tantissime registrazioni ieri anche sul posto, quindi vi ringrazio. E oggi, insomma, iniziamo e Leo vi, vi introdurrà in quelle che sono alcune delle... Delle, delle novità di Riega. Eh, io penso che possiamo partire, Leo. Perché... Sì, sì, certo. E ah. Quindi se avete delle domande potete rivolgervi direttamente a Marco dalla esatto. eh, chat di Zoom. Poi eh, ricordo <ride> che al termine del, del webinar eh, dedicheremo anche 5-10 minuti alla sessione Q&A, quindi anche lì domande e risposte. Ok, direi che a questo punto possiamo iniziare. Allora, intanto saluto tutti che stanno. Ti certo, saluto. Certo. Eh, saluti a tutti. saluti e... a tutti. Okay, iniziamo allora. Dai. Sì, sì, come sempre partiamo dall'avviso sul copyright e eh, quindi la ridistribuzione o riproduzione, eh, la distribuzione totale o parziale di questo broadcast è severamente proibita. E vi informo già che eh, poi al termine del, del webinar caricheremo la registrazione che sarà disponibile sul sito web nella sezione dedicata ai nostri webinar. Parliamo adesso del webshop, eh, sul nostro webshop potete acquistare dei training introduttivi personalizzati, con i nostri specialist del team Technical Help Desk e eh, fino a 25 dipendenti possono partecipare al corso. e Sul webshop potete scegliere tra una varietà di argomenti, come ad esempio le nozioni base di Dental CAD o Exoplan, le introduzioni agli highlights della nuova release, oppure potete scegliere. Eh, di fare il training su dei moduli specifici e il nostro Technical Help Desk Team vi farà anche un check up del sistema quindi diciamo proprio che sul webshop potete acquistare sia dei training ma anche degli upgrade eh, nel momento in cui il rivenditore ha aderito con questa, a questa iniziativa inoltre poi eh, riceverete anche un certificato dopo aver completato con successo il corso e eh, vi forniremo anche la registrazione Direi di partire subito uh, con il software, vado ad avviare il nostro DB. Voglio spendere però due parole per quanto riguarda il uh, portale nuovo myexocad.com. Come molti di voi avranno già uh, potuto osservare, la prima volta che avviate uh, DentalCad rieca vi viene richiesto di effettuare eh, una registrazione al portale. Ecco, questo passaggio è fondamentale e molto importante per noi perché in un futuro ci consentirà di eh, liberarci delle dongle e quindi le licenze saranno gestite completamente via software. Inoltre eh, ci consentirà anche di effettuare degli aggiornamenti eh, in modo completamente automatico. Bene, quindi come sempre noi partiamo dal nostro DB, andiamo subito a vedere quelle che sono le novità eh, del nostro DB. Prima su tutte abbiamo implementato come tipo di lavorazione l'overlay, lo potete trovare qua, troverete, troverete anche un caso eh, un demo se lo volete provare. Inoltre abbiamo anche implementato eh, il workflow eh, per lavorare con gli stock abutment. Vedete che qua in alto a destra c'è l'opzione dedicata, quindi potete creare il vostro eh, restauro direttamente sugli abutment standard del commercio. A questo punto vado a caricare il nostro primo caso. E andiamo subito a vedere un'altra grande novità, secondo me una delle più belle, anche una delle più eh, funzionali, una delle più utili e eh, sto parlando appunto della 3D Preview. Eh, grazie alla 3D Preview eh, noi possiamo andare a visualizzare immediatamente sia i file di scansione sia i file CAD direttamente proprio da questa finestra che ci consente proprio di visualizzare le mesh in 3D. Quindi Adesso non siamo più costretti ad aprire eh, un'applicazione esterna o per esempio l'exo viewer, ma possiamo visualizzare i file comodamente dalla 3D preview. La 3D preview può essere eh, espansa in questo modo, possiamo anche metterla in full screen, come vedete è molto, molto comodo e eh, diciamo che ha un menu Show and Hide e che ci consente di... Eh, abilitare o disabilitare temporaneamente la visualizzazione delle mesh e come vi ho anticipato possiamo anche andare a visualizzare solamente i file CAD cliccando sopra CAD. Questo quindi è molto comodo. Torniamo indietro. Bellissima questa. Sì, anche secondo me sì. molto molto bella. E a questo punto vado ad avviare il CAD, eh, come potete notare qua eh, partiamo da un mockup. Il CAD si avvia, carico solo i dati di scansione. Questo messaggio eh, relativo ai toot models, vi spiegherò eh, a brevissimo eh, di che cosa si tratta. Al momento vado a scegliere no. Siamo nel wizard, qui vedete che possiamo come sempre eh, avviare lo smile creator. Eh... Una grandissima novità è che eh, adesso possiamo andare a effettuare lo Smile Creator, quindi la progettazione estetica del sorriso sulla scansione facciale. Questo è ancora in fase beta, però voi potete già provarlo. È sufficiente andare, care, andare scusatemi, a caricare la scansione facciale e da lì poi si, abilita il classico, si attiva il classico workflow per lo Smile Creator. Quindi questa è un'altra eh, bella novità. Eh, per il nostro caso invece vado a caricare come sempre l'immagine con il retrattore e quella del sorriso. Vi sì, ricordo... Leo, ti interrompo e... nel senso che sulla scansione facciale chi utilizza oggi questo workflow ehm, attualmente è pensato per, per caricare solamente una, una sola scansione facciale, no? quindi poi viene ritagliato il, il sorriso, la parte della mesh relativa insomma, ai denti e, e si fa l'accoppiamento o meglio dopo, um, io vi, vi invito a testarlo, per quale motivo? Per poi scriverci eventualmente a feedback se è un workflow, essendo ancora in beta, se è un workflow che vi può piacere o pensate che possa essere migliorato, incrementato in un altro modo uh, o assoggettato a quello che voi già conoscete, ad esempio questo qui del dello Smile Creator classico con il 2D dove ci sono le due foto e quindi magari siete abituati a prendere due scansioni facciali, una con e l'altra senza il retrattore. No? Eh, quindi diteci la vostra, fateci sapere, dateci qualche feedback che non sarebbe male riceverlo da parte di chi appunto oggi già utilizza questa tecnica. Grazie, Leo. No, grazie a te per l'intervento, giustissimo. Se avete eh, dei feedback, per favore, eh, mandateceli pure e eh, anzi come sempre eh, noi prendiamo molto spunto soprattutto da, eh, dai feedback dei nostri utenti che per noi sono importantissimi hanno reso il software quello che, che è no, oggi. Assolutamente, assolutamente confermo. ok quindi tornando eh, allo smile creator come vi dicevo se avete una telecamera integrata potete scattare la foto direttamente da qua nel mio caso vado a caricare direttamente l'immagine eh, con il retrattore e il nostro paziente di oggi è il buon Marco, quindi vado a caricare l'immagine con il retrattore. Come sempre, eh, in modo molto, molto eh, semplice, vado ad effettuare il matching eh, dei miei dati di scansione sulla fotografia e lo faccio andando a posizionare i punti in comune. A questo punto vado avanti, posso anche farlo col Ctrl-Space. E, eh, e vediamo un'altra novità. Un'altra bella novità in questa fase è che è possibile eh, attivare tramite setting la visualizzazione dell'outline eh, della scansione, non solo della scansione ma anche del pre-op, quindi di un sito. Quindi questo ci consente di visualizzare solamente il profilo eh, della scansione e ci consente di rettificare nel modo migliore possibile, diciamo, eh, la fase di eh, allineamento, che è molto importante. La troviamo, come vi dicevo, in strumenti, configurazione fra le opzioni Smile Creator troviamo Smile Creator eh, mostra le scansioni come contorno nella fase di registrazione. Abilitandola vedrete questa visualizzazione. Poi ovviamente grazie ai punti di controllo posso andare a scalare un po' l'immagine, posso andare a, a ruotarla magari con il tasto destro, ma a me diciamo che come eh, risultato è già abbastanza buono, mi va bene così. Andiamo avanti. Ok, adesso vado a caricare l'immagine eh, del sorriso. Il software ha già eh, fatto un matching delle due, delle due foto, io comunque tirando, trascinando questo punto posso ulteriormente misurare, eh, scusatemi, migliorare il risultato dell'allineamento. Eh, se non sono soddisfatto rispetto a quello che è l'allineamento automatico, ho sempre la possibilità di andare a effettuare un allineamento manuale selezionando questa opzione. Vado avanti. Il software in modo, eh, in modo automatico ci dà anche il profilo delle labbra. Come per l'opzione precedente, anche qua, se non siamo soddisfatti eh, di questo risultato, possiamo cancellarla e eh, ridefinirla manualmente. Oppure possiamo, vedete, andare a spostare punti, andare ad aggiungerne di nuovi con un clic. Possiamo anche eliminarli col tasto sinistro e il tasto destro. Andiamo avanti. Ed ecco che il software ci indica in modo intuitivo che dobbiamo andare a rilevare il centro della pupilla. Questo gli serve come riferimento per il posizionamento della linea bipupillare nello step successivo. Vado avanti. Come vi anticipavo qua, eh, grazie proprio a, a, agli strumenti eh, in questa fase di Smile Creator Assistenti abbiamo la possibilità di effettuare un'analisi facciale, un'analisi del viso del paziente. Quindi qui vediamo eh, la definizione della linea bipupillare, di default ci viene data per esempio anche eh, la linea mediana, ci vengono dati anche altri riferimenti, per esempio eh, questa eh, guida proporzionale, ne troviamo diverse in questo elenco, e eh, questa guida proporzionale poi ci consente di andare a posizionare i nostri elementi in modo simmetrico. Un altro riferimento importante sicuramente è la linea del sorriso. Come vedete anche questa posso andarla facilmente a, eh, a modificare, vedete posso andarla a posizionare come meglio credo. E eh, oltre a questi eh, riferimenti, poi dipende anche un po' da, diciamo, dalla scuola di pensiero, è possibile anche andare ad aggiungere delle linee, delle curve liberamente. Per esempio, troviamo questa se vogliamo visualizzare magari confrontare eh, in termini di inclinazione le differenze fra questo e il piano bipupillare oppure se vogliamo andare per esempio a posizionarla sui canini e vogliamo visualizzare eh, verificare le differenze in termini di inclinazione fra i due elementi le possiamo anche cancellare per esempio col delete della tastiera a questo punto andiamo avanti e ci ritroviamo in quella che è la fase della modellazione. Qui il software, in modo eh, molto intuitivo, ci dà la possibilità di lavorare sia su un'immagine 2D che eh, eh, cioè su delle sezioni, su delle finestre 3D. E lo vediamo appunto qua. Eh, come sempre eh, il nostro software ci dà la possibilità di scegliere fra, una vas fra un vasto elenco di, eh, di librerie. Se noi eh, manteniamo il cursore eh, sul, sulla finestra dedicata alle librerie, con la, la rotellina del mouse possiamo cambiarle direttamente. Ci sono anatomie molto belle. Per oggi utilizziamo questa. E come vedete potete sceglierla anche direttamente dall'elenco che appare. Che tra e parentesi, Leo, è quella che, che abbiamo utilizzato per fare i miei provvisori. Un eh. <ride> sì. po' adattata, <po'> <ride> non, non so se riuscirò a fare così bene nel termine. Non c'è di... riuscita neanche mia madre, neanche madre natura. Quindi, come vedi, <ride> va bene io così. Fa... Dai. Cerco di farti il più bello possibile. Eh, comunque, ehm, come dicevo, qua si può lavorare anche sulle, eh, sulle finestre in 3D, anche qua si può abilitare una visualizzazione dell'outline degli elementi e eh, lo Smile Creator ci consente poi di andare a posizionare eh, gli elementi tutti insieme, cioè selezionando proprio un gruppo. Come in questo caso, quindi posso anche andarli. Vedete, mi sposto nella sezione sottostante. Posso andarli a ruotare. Posso andarli a gestire un po' come, come credo. Oppure posso andare anche a, ehm, a selezionare solo eh, due elementi. Quindi posso andare magari solo sul canino, li posso ruotare sul canino e sul laterale. Ok. Quindi, questa è una, una fase che sicuramente già eh, conoscete. Ora, siccome Marco aveva un bel diastema, qua vado a. Eh, un, di, gran... un diastemone, un diastemone. Esatto, vado un po' anche ad aumentare la dimensione dei. Eh, Aumento, aumenta, aumenta, tranquillo. dei centrali. Diastema, un conoide, un ladrale in crossbite, insomma, diciamo che come caso era, un era sicuramente un bel caso. <ride> eh, inoltre, possiamo avvalerci anche di altri eh, strumenti. Come ad esempio possiamo utilizzare eh, lo specchio a movimenti che si rivela molto utile se vogliamo dare anche un senso di, di rotazione, quindi più naturale ai nostri elementi, lo possiamo fare. Vedete, posso andarli a muovere tutti e due contemporaneamente. Possiamo andare a, eh, sempre a gestirli in modo individuale, come faccio io in questo caso. Possiamo anche utilizzare per esempio delle misurazioni. Se vogliamo per esempio andare a confrontare eh, la dimensione di, eh, di un dente rispetto all'altro, se vogliamo apportare delle modifiche. E eh, inoltre possiamo anche abilitare un tipo di visualizzazione diversa, per esempio il dente intero, vedete. Oppure possiamo abilitare anche una preview o ritornare su il contorno. Ok e per esempio io eh, solitamente vado anche nel freeforming vedete e qua ho proprio la possibilità di andare a eh, spostare alcune parti del dente tramite l'utilizzo di preset quindi quando sono soddisfatto eh, del risultato questo è sempre relativo ai tuoi models posso anche andare avanti quindi in questo caso li voglio sovrascrivere vado avanti In questa fase di Smile Creator Preview ci sono diverse no novità e eh, prima su tutte lo split screen eh, che è molto utile perché ci consente proprio di vedere sulla stessa immagine il pre e post trattamento. Quindi noi possiamo scorrere direttamente tramite questo, questo slider, vedete posso proprio scorrere e visualizzare il pre e il post, posso anche switchare se voglio magari cambiare eh, la posizione e eh, abbiamo... I nostri sviluppatori sono stati bravissimi, hanno riorganizzato pro proprio questo, eh, questa finestra di dialogo. Adesso è molto più semplice eh, diciamo eh, andare ad utilizzare diversi strumenti perché ci sono dei eh, sono state organizzate le opzioni in dei menu specifici. E eh, qua, come sempre, ci troviamo la classica scala colori, ma è stata implementata anche questa barra di colore 2D, che ci consente in modo eh, molto, ehm, molto semplice di andare a eh, rilevare il colore del dente, per esempio. Quindi possiamo proprio sfruttare questa tavolozza e possiamo andare quindi a eh, raggiungere un risultato che ci sembra quello più più vicino al, alla, uh, al naturale colore dei denti del paziente, ok? Quindi qui è un po' uh, a discrezione vostra. Io lo faccio uh, semplicemente, semplicemente trenendo premuto il cursore, come vedete si aggiorna in modo completamente dinamico. Quando siete soddisfatti del risultato possiamo andare avanti, ovviamente ci sono sempre gli altri strumenti presenti eh, nel, nelle altre versioni software, per esempio come Regola Luce, che è sicuramente molto bello, molto, eh, dà un effetto molto naturale. Andiamo avanti. Il software genera in automatico il report. Questo report è molto eh, professionale e eh, ci consente di migliorare proprio la documentazione del caso, ma anche la comunicazione con il Paziente con il clinico, se siete voi in questo caso a progettare con lo Smile Creator e ehm, come vi dicevo è molto dettagliato perché ci offre un overview, ci eh, fa visualizzare anche eh, proprio il report rispetto alle misurazioni, anche ci fa vedere la situazione attuale, ci fa vedere la situazione post trattamento, vedete molto, molto dettagliato e ehm, potete anche andare a. Ehm, cambiarne il layout, quindi potete scegliere un orientamento orizzontale o verticale, un tema light o dark e eh, vi diamo la possibilità anche di scegliere quali pagine volete stampare, potete anche stampare tutto il contenuto. Ecco, okay. questo è importante pure um, sure. per, per, per uno scambio tra, tra clinico e tecnico quando... C'è la situazione iniziale, poi c'è il primo mockup e il mockup a quel punto viene rinviato, magari anche tramite Dental Share, solo ed esclusivamente la pagina del mockup da mostrare al paziente, quindi non per forza tutto il PDF con le misurazioni e quant'altro. Quindi, come strumento, diciamo che avete un'elasticità totale per, per la trasformazione ecco, in PDF di questi dati. Assolutamente. Andiamo avanti a questo punto. Andiamo avanti e ehm, adesso apparirà un messaggio relativo eh, a questi Tooth eh, Models, che in italiano sono stati tradotti con modello di denti. Allora, per cosa si intende per Tooth Models? Questa, secondo me, è una delle funzionalità più potenti della nuova versione software, perché ci consente una flessibilità eh, che non si era mai vista, secondo beh, me, beh, nelle beh, versioni beh, beh, precedenti. Beh, beh, beh. Eh. Eh, questo perché eh, ci consente di eh, sfruttare, di riutilizzare le anatomie che sono state salvate dal software per dei restauri che vogliamo fare in futuro, per dei restauri definitivi quindi io posso partire da un provvisorio come in questo caso il software di default per lo smile creator e il mockup salva questi tooth models che poi posso riutilizzare per il definitivo oppure posso anche ipoteticamente crearmi proprio delle librerie che poi posso riutilizzare per altri casi. Eh, quindi questo messaggio è proprio relativo a questi Tut Models. Precedentemente erano già stati salvati e lo vediamo qua, vedete che lui mi chiede se li voglio sovrascrivere e infatti vedete che sono già presenti. Questo salvataggio di Tut Models, oltre allo Smile Creator e al mockup si può abilitare anche per tutte le altre lavorazioni quindi vi lascio immaginare quanti scenari si possono aprire grazie a questa funzionalità quindi il software mi chiede vuoi sovrascrivere questi con quelli già esistenti oppure no, non li sovrascrivere o tornare indietro e annullare o ricordarmi sì, la scelta per la sessione vedete che qua sono già eh, stati trovati quelli esistenti io li dico sì La classica domanda fatta e rifatta, trita e ritrita sui vari forum, i vari gruppi, dei social e quant'altro, ma come faccio a utilizzare la stessa anatomia per il definitivo, quella che ho utilizzata per, eh, che ne so, per i provvisori e, e tutti? Salva l'STL, importalo come WhatsApp, bla 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 bla, qui invece in automatico il software ti propone esattamente quello che quello che hai utilizzato duplicando ad esempio il, il dental project o rinominandolo eh, totalmente eh, rielaborando lo stesso dei provvisori i tooth models restano comunque all'interno della a meno che qualcuno li cancelli ma restano di default dentro dentro il folder dentro il caddata quindi il software li, li trova e eh, appunto pone la domanda vuoi riutilizzarli o meno questa è è la chiave di volta, secondo me, di questa versione. Ecco. Assolutamente sì, eh, condivido appieno. E, eh, adesso invece andiamo a vedere eh, altre due novità di questa versione software. Un'altra sicuramente è eh, la Smile Window. La Smile Window, eh, window è uno, un altro strumento eh, veramente. È utile perché ci consente di effettuare il posizionamento dei denti, ma in concomitanza di vedere come questi denti sono, eh, sono rispetto alla fotografia. Ok, quindi eh, come vedete, qua questa finestra può essere scalata, okay? eh, è stata eh, implementata anche questa con, eh, con un um, show e hide menu. Quindi anche qui potete andare ad abilitare o disabilitare le mesh. Potete andare a, ad abilitare una visualizzazione degli outline o del dente ettero o della preview e questa funziona in modo dinamico e interattivo. Quindi, nel momento in cui vado, per esempio, a eh, spostare un elemento eh, nel mio spazio 3D, vedete che si aggiorna anche la Smile Window. Si aggiorna quindi va in modo dinamico eh, simultaneamente a spostare l'elemento anche sulla smile window, sulla fotografia. E, questo è molto utile, specie per chi lavora e penso la maggior parte di voi, eh, specie per chi lavora appunto su eh, due monitor. Questo perché potete direttamente esatto. spostare questa smile window sull'altro monitor, quindi ve la tenete lì come riferimento durante la modellazione, modellate e la controllate. Man mano, quindi potete proprio tenerla lì da una parte, eh, quindi, sicuramente è molto molto utile. Ok. Sì, c'è anche chi passa direttamente al progetto tecnico eh, perché non vuole fare un, come nel mio caso, ad esempio, no? l'analisi del volto perché comunque è difficile da fare per quella che era la situazione, e quant'altro. Quindi posizionare una griglia di proporzione piuttosto che. Uh, passa direttamente, skippa questa parte del, del, del posizionamento linee e la fa esattamente come stava facendo vedere Leonardo, quindi aprendola su un secondo schermo. In basso a destra, <coughs> uh, nella scansione Smile Window, leggo al volo una uh, domanda di, Lu, de, di Claudio De Luca che è interessante. Nella Smile Window si può caricare anche la scansione facciale o solo le foto, tutto quello che è relativo. Alla, alle scansioni eh, che abbiamo nei gruppi le ritrovate anche lì. Se, se puoi riaprire di nuovo lo Smile Window, eh, un secondo, Leo. In alto a sinistra vedete lo Show Hide e quindi sostanzialmente tutto quello che avete preimpostato e quello che eh, avete aggiunto nella, nel, nella, nel passaggio, nello step del, dello Smile Creator ve lo trovate lì. Spero di aver eh, risposto e poi c'è un'altra domanda hai impostato l'ordine come provvisori? no, eh, l'ordine è stato impostato come mockup sì, assolut so, assolutamente come nel il, sì. il caso demo che avete già nella, nel, in questa versione lo trovate? sì, esatto e, ok vi volevo far vedere appunto per quanto riguarda i setting che in configurazione potete eh, per quello che eh, concerne i models potete andare qua eh, vedete salvataggio automatico dei denti nei flussi lavoro mock smile creator potete abilitarlo anche per gli altri tipi di lavoro da qui. Ok, a questo punto chiudo questo caso. In questo caso, come abbiamo visto. Ehm... In questo caso i denti non erano ancora stati preparati, ma immaginiamoci che il clinico effettua una nuova scansione e ha già preparato i denti, quindi abbiamo i nostri monconcini e noi vogliamo utilizzare questi tooth models eh, che avevamo utilizzato per il provvisorio e per il definitivo. Come facciamo? È molto semplice, sufficiente duplicare il caso. Io adesso ve lo spiego però eh, poi ho un caso demo. È sufficiente duplicare il caso, potete duplicare i dati di scansione i file disegnati vedete qui è molto importante caricare i file disegnati perché all'interno ci sono i tutti models. E, eh, nel momento in cui poi li andate a duplicare, potete cambiare proprio la natura del vostro restauro, quindi mettere ipoteticamente corona anatomica. e Poi non dovete far altro che andare in aggiungi rimuovi mesh, caricare eh, la mesh quella supplementare eh, extra già scan e eh, sostituite la scansione vecchia con quella nuova e vi ritroverete già eh, i denti eh, modellati precedentemente sulla nuova scansione con i denti pre preparati. Ok, a questo punto io vado a caricare, spero sia chiaro, e vado a caricare invece eh, il nostro eh, secondo caso demo, quindi immaginatevi proprio che qui abbiamo cambiato. Uh, il tipo di lavorazione, all'interno ci sono questi tutmodels, models, vado nel CAD, il software, cosa fa? Il software rileva questi tutmodels models e mi chiede se li voglio importare e come anche voglio importarli, se li voglio importare per esempio eh, come pre-op, come riferimento, vedete qua sì, caricali, no, non caricarli, oppure, oppure caricali ma come pre-op. Io scelgo la prima opzione e vedete che sono stati caricati. Ovviamente qua è un caso demo, eh, la scansione era già stata sostituita, voi andate semplicemente ad aggiungere i nuovi mesh e la sostituite con quella nuova. A questo punto la linea di, pre di preparazione era già stata individuata, quindi vado a, ad applicarla su tutti i miei elementi. Anche questa come funziona è carina. Immaginatevi di ricevere delle scansioni intraorali dove il vostro clinico ha già disegnato tutte le linee di margine, no? Quindi non, al di là di importarle, vi chiede anche, vuoi saltare e quindi accettare automaticamente quanto già disegnato dal clinico? Sì, e lui le carica tutte, 6, 7, 8, 10, quelle che siano, no? Eh, C'è sempre una possibilità comunque. In ogni caso di andare poi a, a, a muoverle, a modificarle o... Sì, e adesso siamo nella fase di posizionamento, denti. E qua voglio spendere eh, due parole per quanto riguarda eh, un altro fantastico strumento della nuova versione software, che è lo screenshot editor di immagini. Eh, questo ci consente ulteriormente di migliorare la documentazione del caso. Fighissimo questo. Eh? Sì, possiamo andare anche a catturare per esempio solo la vista principale oppure acquisire tutto e ritagliare manualmente. Se voglio solo acquisire una, una porzione di schermo, posso anche caricare dei file, cambiare la visualizzazione, cioè la risoluzione dello screenshot. E poi posso salvare tutte le immagini, quindi, proprio posso raccogliere tutti, eh, fare una raccolta degli screenshot e salvarli all'interno della cartella del progetto. Editarli, quindi. mettergli una foto. Certo, freccia, una, quello un, un che. Sì, 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 vado a farlo, lo mostro adesso. È bellissimo. Veramente... Quindi, come vedete, poi sono all'interno del progetto. Eh, qua, eh, mantenendo il cursore, vedete appare questa toolbar. È possibile metterlo in full screen e possiamo andare a modificare di default si apre paint, poi potete anche impostare un altro programma di editing e eh, possiamo andare per esempio a lasciare delle indicazioni eventualmente al nostro clinico e mandare eh, la scena col, tramite il web view oppure tramite eh, dental share e la, la, lasciare delle indicazioni per esempio sul, sulla parte cervicale e salvando questo viene proprio salvato, vedete con tutte le nuove indicazioni. A questo punto chiudo, vado avanti e andiamo a vedere un'altra novità. Un'altra novità è questo indicatore verde, questo, questa luce verde che eh, ci consente di andare a visualizzare l'area del dente che stiamo andando a modificare. Questo è molto comodo, eh, soprattutto eh, sui, eh, direi sui diatorici, perché immaginatevi sul molare, volete andare a spostare delle creste, selezionando creste occlusali potete andare sul molare e lì vedere che, quali creste state spostando. Possiamo spostare delle parti del dente, possiamo spostare per esempio il dente intero, in questo caso vedete che viene proprio eh, evidenziato tutto tutto il dente. Anche questa è attivabile eh, tramite Setting, Visualizzare le sezioni da modificare durante il Freeforming. A questo punto andiamo avanti: vado in Crea Modello perché vi voglio parlare di alcune delle novità presenti. Nel Model Creator poi domani Marco ve ne farà vedere altre. Esattamente. Questo diciamo che è un assaggio. Quindi per chi non si fosse ancora registrato, in realtà domani abbiamo un'altra sessione dove vi farò vedere io in questo caso la, la restante parte delle funzionalità allo stesso orario. E lo trovate esattamente sul, sul link che avevo postato, ma se necessitate, insomma, posso, posso riproporre il link per la seconda, per la seconda sessione. Eh, domani alla, allo stesso orario, in ogni caso. Ecco, qui siamo proprio entrati nel Model Creator, eh, nella fase di allenamento modello, e vediamo subito che, per esempio, una novità è che si può scegliere il preset della stampante direttamente da qua. Ok, questo è. Utilissimo, specie se lavorate con i Quick Models. Quick Models è un nuovo tipo di modello che eh, ci consente eh, di eh, ottenere dei modelli che sono stati creati in automatico dal software. Quindi si risparmia molti click, si risparmia tempo mentre potete lavorare su un altro progetto. Il software creerà il modello eh, per voi. Come vedete, poi ci sono anche dei eh, sottomenu. Possiamo scegliere per esempio se vogliamo farlo con dei pin di supporto o con degli extra dies, o senza pin di supporto. Nel caso dei pin di supporto, il software addirittura va a connettere gli attacchi per mantenere i modelli in occlusione in automatico, oltre che a creare il modello. Eh, ci sono altre tipologie di modelli nuovi, per esempio il drain, uh, uh, drain Holes for 3D print che ci consente di creare eh, dei fori di drenaggio per, per la stampante 3D, eh, cioè per la resina, eh, Plateless Model with the Lab Analog Sitting Check Window. Questo qua è un altro tipo di modello che... Va a posizionare delle finestre di ispezione in corrispondenza dell'analogo e questo ci consente di verificare il corretto fitting dell'analogo all'interno del modello. Esatto. Non è il classico cilindro che si vede in giro dei modelli sui social, ma è un, un ovale che vi permette di prendere una sezione un po' più alta, più ampia, quindi su. Connessioni o scusatemi, non connessioni su, su forme geometriche di alcuni eh, analoghi digitali di alcune case implantari dove ad esempio c'è cioè una conicità. Faccio un esempio classico su Strauman: è possibile vedere su tutta la superficie o quasi di appoggio se appunto è sceso o non è sceso l'analogo. Quindi non è un punto specifico e basta. Questa è una, è una grande informazione. E riceverla così in automatico tramite queste impostazioni questi preseting del software vi, vi avvantaggia sul lavoro sostanzialmente sì assolutamente nel caso di oggi parliamo del digital whatsapp model eh, l'abbiamo già spiegato eh, in alcuni webinar sicuramente sul nostro canale youtube <coughs> potete trovare dei video non solo eh, sul Model Creator, Digital Workshop Model, ma su diverse tematiche. Quindi andiamo avanti con questo Digital Workshop Model. Solitamente l'abbiamo mostrato con eh, il tipo di lavoro mock-up, ma può essere utilizzato anche in combinazione, magari con un altro tipo di restauro, per esempio con le corone anatomiche, come in questo caso. E eh, ci consente di creare proprio un uh, modello diagnostico, un modello da studio, oppure potete creare una mascherina uh, sopra il modello che poi vi serve come guida uh, per, uh, per il posizionamento de del, restauro, uh, del restauro. E quindi noi scegliamo corona anatomica. Vado avanti. Carino anche che per quanto riguarda questa fase, questo tipo di play che è dedicata prettamente ai mock-up, quindi veloce da fare, no? E non comprende delle volte anche l'antagonista perché magari ha delle intrusioni che non vogliamo per il momento tener conto e quant'altro, abbiamo questo check box in basso a sinistra dove c'è scritto metti antagonista. Questo è carinissimo perché una volta flaggato eh, il bizzap vi porta esattamente a o direttamente alla fine senza appunto farvi creare l'antagonista certo. in questo caso invece non è stato uh, fleggato e quindi vi chiede questa è, anche questa fa parte della flessibilità del nostro software ecco. cioè mh, risparmiare del tempo certo, nel mio caso io voglio andare a, a posizionare gli attacchi quindi eh, esatto. l'ho disabilitata quell'opzione, creo il modello anche su, uh, sull'inferiore e ehm, dopo posizioneremo, eh, posizioneremo gli attacchi, quindi il software va proprio a includere, crea una mesh unica, eh, watertight, quindi priva di intersezioni, e va ehm, ad includere le anatomie del modello, quindi avremo una mesh unica e possiamo stampare tutto. Ecco qua che siamo nella fase di, eh, del posizionamento degli attacchi, ne sono stati implementati eh, di nuovi, per esempio eh, quei drain holes che vi dicevo prima, potete eh, applicarne eh, quanti volete, possiamo andare a cambiarne la posizione, per esempio, oppure il diametro, vedete, vado a cancellarli oppure eh, questi sono eh, check, eh, check sitting, sono queste finestre di ispezione, abbiamo Molto anche un'altra quella... interessante, sì sì, sì, eh, l'onecomb, questo qua è proprio eh, è stato implementato nel, uh, eh, nella service release, quindi l'ultima proprio build e eh, qui vedete che eh, viene proprio caricata questa, questa geometria dell'onecomb che possiamo scalare questo serve proprio come, come ritenzione poi per i modelli perché il software crea sulla base diciamo questa struttura questo, sì, questa struttura qua la vado a cancellare Andiamo a vedere, per esempio, che un altro tipo di attacchi sono quelli di Etero. Questi anche eh, sono molto semplici da posizionare perché vedete che il software proprio in modo eh, automatico li connette nel modo migliore possibile ai modelli. Posso spendere un secondo certo. su, su questo attacco? Allora, eh, sicuramente non sono un esperto del, della stampa e quant'altro, però. Eh, guardavo e leggevo alcuni, alcuni post dove appunto si, 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 si parlava del, dello spreco di del, de, de queste plastiche piuttosto che eh, la, il quantitativo che se ne fa e quant'altro. Ecco, questo penso che questo tipo di attacco sia quello che poi sostanzialmente eh, convenga di più in termini proprio di, di, di quantità di resina. Perché? Perché intanto. L'attacchino metallico, chiamiamolo così, non l'articolatore ma l'occlusorino, può, può restare sia in studio che in laboratorio, quindi far viaggiare solamente i modelli. Con l'ultima versione, eh, dove sono state inserite delle semplici molle né più né meno, è possibile anche fare qualche, qualche movimento, appunto, se eh, richiesto. Quindi questo è anche mh, un motivo di riflessione, insomma, stampare il giusto, insomma, quello che serve ecco, a livello proprio di quantitativo di resina. Sempre parlando di attacchi. Eh sono anche disponibili ufficialmente gli X-Snap. Questi sono molto eh, interessanti perché potete proprio stampare questo eh, tipo di articolatore. Quindi è un articolatore stampabile che eh, è disponibile con diverse inclinazioni condilari e questo poi eh, può essere stampato e consente di riprodurre eh, dei movimenti eh, no, quindi, non solo l'occlusione, ma anche la mediotrusione, eh, la eh, lateralità e eh, la protrusione. Vedete, qua è parametrico, quindi posso andare a cambiare la distanza, posso andarlo a ruotare col Ctrl del tasto sinistro. Aumento anche la distanza in questo modo e um, abbiamo anche sempre per l'X-Snap dei uh, pin uh, incisali se non lo volete posizionare frontalmente perché avete un restauro sui frontali e sugli anteriori potete anche posizionarlo dietro, io l'ho visto spesso così sicuramente eh, chi di voi magari è andato eh, in qualche fiera lo avrete lo avete visto sicuramente questo tipo di, eh, di attacco ecco Ho fatto un click sbagliato. Ok. Nel frattempo il buon Alessio ci dice il problema in stampa è che lo devi stampare in orizzontale, sospeso sui supporti e è facile che trasporti distorsione. Infatti la mia precisazione a monte, Alessio, è stata io non sono un esperto di stampa e non, non vorrei esserlo né oggi né domani perché è un mondo... In, uh, in, in, a, a velocità supersonica si sta evolvendo attualmente quindi stare dietro a tutte queste poi comunque fa parte di chi fa produzione sicuramente sarebbe bello da parte tua ricevere qualche feedback appunto come dicevo non solo da parte tua ma da tutti coloro che sono all'ascolto che hanno voglia di darci feedback ripeto la mail feedbackchiocciola.exo scrivete tranquillamente eh, .com, exocad.org scrivete tranquillamente in italiano non è un problema e sono sempre benvenuti i vostri feedback assolutamente lo erano prima eh, e lo sono tuttora perché il software sostanzialmente è a voi che serve è a voi che deve far comodo è a voi che non deve incasinare la vita non dovete per forza utilizzare software terzi quando ne avete uno che spero Completi le vostre lavorazioni almeno al 95% se non al 100%. Ok, a questo punto che abbiamo visto anche il model creator, andiamo avanti. Vi voglio far vedere nel apro un attimo l'ExoViewer, Viewer giusto per farvi vedere eh, il digital WhatsApp model. C'è una domanda interessante di Claudio. È possibile utilizzare l'OneCombi insieme agli attacchi PIN o XSnap? Eh, che ricordo io, eh, no. Però dovrei... Claudio ti posso, ah. ti posso scrivere. C'era già stata una richiesta in questo senso sì. e... Eh... Essere, dovrebbe essere possibile, dovete fare una prova perché dipende anche un po' dal tipo di attacco. attacco. Esatto. Cioè L'onecomb non funziona attualmente su tutti i tipi di attacchi, cioè esatto. in combinazione con tutti i tipi di attacco. Dovete un attimo provare, però eh, a breve se lo sarà perché è già, stata, eh, quello sì, quello è già sì. stata inoltrata una richiesta e ci stiamo già lavorando per farlo lavorare in combinazione con tutti i tipi di attacco. Esatto, perché con questa, su questa release sostanzialmente eh, è l'operazione doppia di Booleana che il software va a fare. Delle volte, come diceva appunto Leonardo, è possibile e delle volte no. Il problema è che voi non vedete l'intrusione tra eh, quello che avete aggiunto oltre l'Onecom, perché l'Onecom è, è un cubo sostanzialmente che ingloba i modelli e quindi è una doppia boleana già solo per lui quindi una dove resta dentro e il resto viene esclusa in più poi c'è appunto l'attacco da aggiungere che sia esso adesso quello dell'X-Snap o i pin o qualsiasi altra cosa diciamo che è un'operazione da un punto di vista del software abbastanza ebili eh, abbastanza pesante e, e quindi sì eh, come diceva Leo eh, è già risolta per le prossime eh, versioni però attualmente su questa dovete fare delle prove provate in ogni caso non esplode il software eh? quello quello mai diciamo ok quindi eh, vi volevo far vedere appunto il digital box come vedete le anatomie sono state incluse quindi abbiamo una mesh unica eh, che possiamo eh, cioè abbiamo un, un file unico che possiamo andare a produrre e eh, vi ricordo che se avete installato un, un software eh, di stampa 3D, eh, se ovviamente la stampa 3D, eh, la stampante 3D è stata è una di quelle integrate, potete tramite eh, Exoprint eh, mandare proprio i file al software. Uh, di slicer quindi qui potete scegliere per esempio i file da mandare model creator a quel punto selezionerete i file proceed to printing e i file saranno mandati al software della stampante 3d e lì potete procedere con la produzione diversamente se uh, non avete una stampa, una stampante 3D in house, potete eh, sfruttare Dental Share. Quindi Dental Share, lo abbiamo già eh, menzionato diverse volte anche in passato, eh, è completamente gratuito per chi ha una licenza eh, attiva e aggiornata e eh, è la nostra piattaforma online eh, di collaborazione multipla. Quindi consente di. Uh, scambiare file fra, per esempio, centri di produzione, cliniche, uh, laboratori dontotecnici. Um, quindi, supponiamo che noi vogliamo mandare uh, i nostri modelli in produzione, quindi Dental Share. È molto semplice eh, dovete effettuare la registrazione eh, su youtube trovate anche eh, dei video tutorial dedicati è molto semplice comunque pochi passaggi e eh, a quel punto una volta abilitato l'account dental share lì potete aggiungere eh, dei contatti potete decidere il tipo di servizio del quale avete bisogno in questo caso Produzione modello, vedete che scegliete il destinatario e qua potete scegliere anche i file da inviare. In questo caso io voglio mandare solo i dati per la produzione modelli. Vedete, posso anche andare a selezionare altre opzioni se ne ho bisogno. In questo caso vado avanti con l'OK, OK. i file vengono inviati. Qua poi eh, diciamo si avverrà una status bar che ci indicherà i vari passaggi eh, della lavorazione, quindi dalla produzione, ma anche la spedizione, poi anche addirittura un tracking number per la spedizione. E, sì, ecco, quindi molto semplice e ci consente di eh, collaborare anche, eh, di mandare file con centri di produzione e così via. In fiera, Leonardo... Più volte mi è stato chiesto, diciamo, ah, guarda ho inviato i dati tramite Dental Share però eh, ne ho dimenticati alcuni. Allora sarebbe bello se schiacciassi lì su dettagli, sì. c'è il più, si apre questa finestra dove c'è scritto rispondere, con la graffetta eh, sostanzialmente potete allegare qualsiasi cosa, eh, ovviamente se sono cartelle dovete zippare, e inviare esattamente di nuovo e quindi ci sarà un, un reinvio e il, eh, il ricevente in questo caso eh, lo riceverà in un secondo momento ma lo riceverà quindi non c'è bisogno per forza poi di riaprire di nuovo cliccare sul tasto dentro al share cioè una volta che la chat, chiamiamola così è stata iniziata, aperta è possibile sempre inviare dal, direttamente da quel, quel tastino nel frattempo la barra è diventata verdino, significa che è stato caricato tutto, al momento in cui arriverà dall'altra parte ci sarà intanto una, un messaggio di notifica a voi qui è stato ricevuto e poi anche quando verrà accettato, perché eh, mettiamo che sia io il centro di produzione di Leonardo, c'è cioè un modello che non va bene per qualsiasi momento, per qualsiasi momento, eh, problema tecnico, chiamiamolo così. Io posso in ogni caso non accettare in quel caso la produzione, quindi rifiuto, è proprio il bottoncino rifiuto e posso anche scrivere un commento, quindi dire a Leonardo il perché, quindi di rifare il modello con queste caratteristiche. So, è una chat, né più e né meno. Okay. ok, a questo punto per sì, eh, la nostra agenda diciamo l'abbiamo completata e, sì. e non so se ci sono magari altre domande. Le ho risposte tutte, se vai un attimo sul setting eh, dovevo rispondere a... Ah, ah. Si apre il setting lì? Sì, esatto. Allora, impostazioni... Eh, Uh, ad Alessio, se non sbaglio, okay, mi chiedeva come utilizzare il vecchio CADATA. Quindi, per uh, rivedere direttamente i casi già uh, su un altro PC o su un server e quant'altro, lì abbiamo file network, opzione di copia, cliccando su quella cartella. Si apre il folder, ovviamente se parliamo di un NAS piuttosto che parliamo di, di un computer in rete o semplice anche hard disk collegato al, al PC, è possibile selezionare il percorso e il software sostanzialmente quando poi al prossimo riavvio, caricando, si ritroverà eh, quelli, quelli, quelli vecchi, chiamiamoli così. Spero di, di, di aver risposto Alessio, dammi un cenno. D'al vivo, poi avevo. Ehm, se vai un attimo sul nostro, sì. sul nostro sulla nostra home page. Eh, Marco mi chiedeva, eh, posso ricevere il link per domani? Lo facciamo vedere direttamente. Poi magari più tardi faccio anche il post. Però andate semplicemente sulla nostra home page. Ok, scorrendo. Qui in questa parte vi trovate i webinar, quindi cliccando sopra si apre la pagina, scorrete. Questi sono quelli di oggi. Scorrendo giù c'è la seconda sessione e dove incontrate italiano, aprite. Eccolo qua. Settembre 13 2024, alle 16, quindi alle 2, alle, alle 4 pomeridiane. E. Sostanzialmente ci sono io come, come dimostratore e Leo di nuovo nel, nei panni ci, di, ci, di, di, di chat. Ci scambiamo ci, domani, ci eh. domani, altrimenti vi annoiamo. A questo ovviamente io sfrutto un po' eh, tutti i collegati per dire, appunto, intanto per ringraziarvi perché siete stati veramente in tanti. Io penso che sia stato il webinar più seguito nelle varie regioni mie. E, e che comunque domani c'è un'altra parte. Quindi Se vi fa piacere registratevi, però poi più tardi, magari sul gruppo Exocard, eh, Gruppo Italia eh, posterò di nuovo un, un link. E questa l'ho risposta. Vediamo ecco, voglio, voglio aggiungere che qua troverete allora, proprio anche la registrazione. Ora vedete il nostro esatto, un fatto in cinese. E qua potete cliccare su view recording. Federico per che scriveva: Ciao Marco, purtroppo ho perso l'inizio, si può vedere la registrazione. Sì. Federico, eh, esattamente nello st nella, nella stessa parte troverai anche le registrazioni già eh, inserite, quelle fatte. Quindi, magari non domani, il tempo tecnico diciamo per reinserirla. Eh, altre, altre domande? Questi X-Snap sono meglio da questo punto di vista perché la stampa cresce in verticale e quindi sa. Alesso lì purtroppo mi trovi totalmente inerme e incapace davanti a, a queste domande tecniche sulla stampa, però sono sicuro che sia così. E quindi, questa ce l'abbiamo. Pietro eh, Marco. L'attacco di tiro per Exocat è distante dalla base di stampa, invece, in Trishape lo stesso attacco è disegnato a livello della base di stampa permettendo di fare un modello più preciso perché tutto aderente al piatto a ah, forse è quello che diceva anche Alessio prima eh, eh, modificare l'altezza dell'attacco dell'articolatore etero? No, allora l'attacco la, dell'articolatore etero è fisso perché ovviamente è in base a quello che è poi il pezzo fisico eh, ti fai i complimenti uh, Leo, uh, però ecco il, il, il discorso Um, Pietro, secondo me è anche una questione poi dei, dei, dei modelli che tu vai a posizionare nel piatto di stampa. Quando parlo di piatto di stampa, non parlo della macchina, ma dell'allineamento nel nostro software. Quindi, um, forse un feedback potrebbe essere scegliere l'articolatore la, prima in modo da vedere eh, quant, quanto alti dovrebbero venire i modelli, ma anche lì, ripeto, poi ci potrebbe essere. Il problema degli analoghi e quant'altro, eh, magari non coprirà tutto, tutto il 100% di quelle che sono le lavorazioni. però io lo trovo per, per diverse, diciamo, per diversi aspetti, conveniente da un punto di vista anche della stampa. E Pietro abbiamo risposto. Complimenti, 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 abbiamo 3.000 complimenti a Leo. Grazie ragazzi. Grazie a tutti, complimenti anche a Marco, meraviglioso no, no, come so, sempre. Sto, sto, sto semplicemente rispondendo, salve dove si può rivedere il video? Gaetano, Gaetano l'abbiamo appena fatto vedere, sempre sulla nostra home page tra i webinar, tempo qualche giorno, tecnico verrà. Eh, verrà caricato e quindi puoi, puoi rivederlo, Massimo. Grazie, Massimo. È il nostro Tartaglione. Eh, poi abbiamo Martino Schiavone, il grande Martino. È possibile avere la registrazione anche a te? Ho appena già risposto. Tornino Di Bello: in futuro sarà possibile esportare modelli in OBJ per poterli stampare a colori, ad esempio con Stratasys? Bella domanda, Tonino. <ride> sicuramente, <Feedback. ride> si, sicuramente, sicuramente, sicuramente. Io, io dico sicuramente perché è già possibile in altri ambiti, quindi non vedo perché non potremmo far, farlo noi. Quindi sicuramente sì. sì. È più, um, eh, questo ve lo dico così per, uh, come, come colui che ha dato feedback per tanti anni ad Exogad. Sostanzialmente quello che viene implementato nel nostro software è frutto... Di richieste, quindi se si resta tra noi e si chiacchiera, ma poi sostanzialmente non si invia una vera e propria richiesta, che magari inizialmente non viene implementata, ma va a fare il cumulo con altre che arrivano da altre parti del mondo, è molto più semplice l'implementazione. Ecco perché io vi chiedo di scrivere un feedback non perché eh, ci serva rispondere poi a delle mail e quindi perdere del tempo così. No, perché è importante, è importante avere il vostro punto di vista, avere quello che vi serve sostanzialmente durante tutto il giorno. Quindi Tonino gli abbiamo risposto, eh, Vittorio, buonasera a tutti, posso chiedere come consigliare di fare foro per lo Smile Creator? foro per lo smile creator con rapporto oh, che... non capisco eh, anche forse foto per lo smile perché qui mi dice con che rapporto di zoom eh, ah, va... guarda ti posso vi posso dare un'indicazione io e a questo punto colgo la palla al balzo per, uh, per dirvi anche che qualora aveste dei dubbi sulle esatto. le funzionalità del software e volete consultare la nostra exoCAD wiki qua troverete tutte le informazioni necessarie per esempio mm. per quel gran che gran lavoro lasciami dire gran lavoro svolto dal nostro Leo eh, trovate veramente tutto in italiano eh, un gran gran lavoro sì, adesso diciamo che è, è stata aggiornata proprio in italiano, anche manca ancora qualcosina, però la maggior parte delle pagine sono in italiano. E eh, in questa sezione qua, Smile Creator Photo Protocol, qui trovate proprio eh, il protocollo per effettuare eh, le foto. Adatte appunto per lo smile Creator lo potete scattare anche con un telefonino. Poi qui vedete che qua abbiamo delle applicazioni per la distanza, per ovviamente esatto, ci sono alcuni accorgimenti. Comunque vedete qui un metro, poi ovviamente anche la posizione no, del, del paziente. Insomma ci sono diversi eh, fattori che, che influenzano la qualità della foto. Ottimo, allora vado proseguo perché abbiamo tantissime domande. Sì, poi ti ricordo che era dieci minuti, quindi... Eh, lo, lo so, meno... però, però dai, prendiamoci altri cinque minuti. Sì, 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 nessun allora, problema. Nessun siamo problema. qui. Allora, Rossano, salutiamo Rossano. Ti Ciao saluto? Rossano. Eh, mi spiegate la funzione importa scena, in aggiungi, rimuovi. Ah, ok, quindi caricare... Allora, eh, vedi parole... che si va si va sì. più sul, 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 sul tecnico, tecnico. Sì, sì. allora intanto la posso far vedere io domani però sostanzialmente funziona così quando si accede al tool aggiungi rimuovi mesh è stata importata o aggiunta questa funzione carica da scena si apre un riquadro esattamente come lo smile window che vi ha fatto vedere prima Leonardo All'interno di quello smile window si apre sostanzialmente la scena nella scena, quindi una vecchia scena rispetto alla nuova, dove è possibile sostanzialmente selezionare quale mesh o più mesh importare direttamente da quella scena alla scena nuova. Perché è stato implementato questo? Per non avere il carico di eh, andare a prendere una scena del paziente eseguita 6-7 mesi fa, riaprirla tasto destro, esporta NSTL, mettila da qualche parte, invece in questo caso, anche per grandi centri di lavoro, quindi anche centri di fresaggio, piuttosto che grandi centri di design, è più semplice archiviare semplicemente la scena CAD e utilizzarla anche per tirar fuori uno, una posizione di un scan body, piuttosto che importarla direttamente nella nuova. Alla stessa, durante l'importazione, succede o comunque arriva la richiesta del software, vuoi allinearla o uh, lasci la stessa posizione di default perché magari è la stessa e lì sostanzialmente poi si apre il secondo tool che è il classico, che è quello del, dell'allineamento. Spero di, di... ma sì, lo sono... so, sono sicuro che ha capito. Sì, poi diciamo che questa era in fase beta, quindi... Esatto. Eh... Cioè, eh, provatela sicuramente interessante. Sì, vi dà molto. una flessibilità eh, sì. incre incredibile, totale perché, come diceva Marco, lì potete caricare file, potete registrare le due scene, cioè quella che avete portato su quella che è già presente lì a schermo. Insomma, e per, per i più creativi lì ci si può sbizzarrire. Eh, diciamo che. Oltre alla creatività, è una questione di storico. Ad esempio, chi ha lavorato, chi ha iniziato a lavorare 10-12, adesso qui leggevo ecco appunto Rossano, lo stesso Carlo, Angelo, insomma, ne sono diversi che sto vedendo eh, Simone, vedi, insomma, tutte persone che hanno iniziato già dieci anni fa e sicuramente avranno delle, delle scene vecchie eh, non. Archiviate sotto forma di dental card appunto, e quindi prendetene una così per curiosità e caricatela, vedete un attimino cosa succede. Alle brutte, non salvate, non succede nulla, eh, Federico, il dottor Rivara. Siete il top! Grazie, grazie. Sì, grazie. E, ok, Claudio, grazie. A domani vi aspettiamo. Claudio, il buon Angelo Pellegatta, ciao ragazzi. Un abbraccio anche da noi. Ciao Maurizio, si trovano, anche su, si trovano anche su Exocad Wiki, scrive Maurizio Fiorini, non ho capito cosa però, eh, Maurizio, se puoi scrivermelo al volo, non, non ho capito qual è il soggetto che si trova su, su Exocad Wiki. Sicuramente trovi tutti i parametri del sì. software e, e tutto quello che ti serve accedendo direttamente dal nostro wizard. Tramite il punto esclamativo. Quindi in qualsiasi sessione, in qualsiasi step tu ti trovi all'interno del nostro software, connettore, linea di margine, qualsiasi cosa basta cliccare o anche lì, ad esempio, su eh, eh, appunto sul punto interrogativo e parte automaticamente la pagina in relazione a quello che stai facendo nella nostra wiki, che dicevamo è appunto stata tradotta quasi totalmente in italiano. Super, come sempre, un saluto a tutti da Simone Fedi, grazie Simone, un abbraccio e ti aspettiamo domani. Maurizio, il vostro sito, il, il nostro sito, sì, è www.exocad.com, classico. Non puoi sbagliare, Maurizio. Il mitico Enrico Ferrarelli, ciao Marco, grazie, molto interessante, parteciperò anche domani, beh, eh, altrimenti te vengo a prendere, siamo vicini Enrico, quindi per forza, <ride> grazie. Maurizio, bravissimi, grazie, grazie. E Andrea, grazie Andrea. Vediamo se ci sono altre. Enrico Ferrarelli, grazie a Leo. E vediamo se c'è ancora. Grazie, se c'è qualche altra. Bravi e belli, beh Angelo, io ti ringrazio. Insomma, Leo, sicuramente giovane bello, e bello. E oggi mi ha fatto bello anche a me, eh, dove mia madre ha Gio... fallito. C'era eh, già una buona base, dai. Eh, cioè, spettatore, no, scusate, mi sono perso la parte degli attacchi. X Snap, dove la trovo? Spettatore anonimo, eh, non saprei dirti in che senso dove la trovi. la trovi come modulo. Si può e... riguardare la registrazione comunque. Io penso dove la trovo che su... dal... come modulo si può sì, acquistare modulo, tramite penso. il workshop anche. Potete andare, ecco, quella è un'altra cosa che possiamo far vedere. Nel frattempo che continuo a leggere, e quindi risposta a Antonio Scafidi. Ah, grazie a voi, grazie a te, Antonio. Allora, Michael, grazie mille. Alessio, una volta finito il mock up, se volessi fare un guscio a spessore come se fosse una termostampata devo creare per forza un altro ordine ci si può o ci può essere una filiera creare una mascherina per mockup diretto senza fare modelli eccetera um, in realtà nel momento in cui hai creato il modello basta cambiare la selezione d'ordine qua siamo già un po' più nell'expert basta cambiare la selezione d'ordine nel db e dargli byte né più né meno il software riparte in automatico fai eh, cambia eh, tramite add remove mesh fai cambia modello master che importi quello con le faccette ed è quello lì che vai a disegnarti alessio il tuo il tuo byte da, da stampare senza appunto creare modelli e quant'altro eh, rossano super upgrade vi adoro bravissimi anche noi Minnini Michele, il Buon Michele, si impara sempre qualcosa, grazie raga, grazie a te, ti aspettiamo domani. Maurizio Fiorina, ecco la registrazione, sì Maurizio, la trovi assolutamente all'interno del, del nostro sito, lì dove prima Leonardo vi ha fatto vedere qui appunto in Exocad Webinars e ehm, ci sarà appunto caricata la scansione, la scansione, la la registrazione è appena, appena pronta. Ciao, grazie a domani, grazie, bravi a domani, grazie ragazzi, un abbraccio soprattutto a Marco, a te. Grande forte, Rado eh, Claudio. Ciao a domani, utente Zoom, bravi, grazie, niente da dire, complimenti come sempre, grazie ad Alessandro. Ecco, prima che vadano via eh, tutti, ricordo del, dell'evento. Sono tutti qua ancora. Ah, ok, ok, però volevo ricordare appunto del, dell'evento che si terrà come fu l'ultima volta a Palma de Mallorca. Quindi, Exocad Insights 2024, eh, salvatevi eh, la data e, eh, e. Lì vi aspettiamo, ragazzi. Save the date, e eh, lì è un evento. Veramente, veramente fantastico, importante. Che raccoglie anche eh, un po' anche i nostri partner, quindi aziende le più importanti del settore. Faremo vedere anche, faremo delle software session. Quindi eh, avete la possibilità di vedere delle novità del software. Incontrarvi e scambiare due parole, eh, non solo con me, e Marco, ma anche con altri. Eh, esperti diciamo del software, nostri colleghi e quindi sicuramente un'ottima occasione di aggiornamento in questo mondo eh, digitale. E, e, e non ultima so. ma non ultima Leo, siamo comunque a Palma. Eh, eh sì, infatti. Eh, inizio maggio a Palma. 9-10 allora... maggio. Quelle, sì, quelle sono le date. L'ultima richiesta che ti faccio, che oh, salutiamo tutti, eh, sì. Massimo Premoli. Ciao per favore, mi fate rivedere sul sito dove trovo il link del webinar, grazie. Sì, che puoi ritornare un attimo da zero. Che gli fai proprio... Lo troverete qua, cioè voi andate ecco. su okay. home page poi qua dovete scorrere. Vedete qua, uh, questo uh, relativo al partial nuovo, poi scorrete e qua. Eh, sulla sezione webinar vedete che eh, cliccate register su now. registra ora esatto e qua poi verrà caricata la registrazione di oggi vedete quindi a fianco al bottoncino register now ci sarà watch now quindi sarà, sì, già sarà direttamente view record ah, per quello okay. in cinese sì, sì. ok va bene allora ragazzi Grazie mille, siete stati tantissimi. Sì, grazie a tutti. Domani di nuovo, stesso orario, stessa spiaggia, stesso mare e più tardi inserisco il post, ma immagino che ormai avete cap abbiate capito insomma dove, dove registrarsi, non è poi così difficile. Domani tante, tantissime altre novità. Eh che servono molto ai workflow quotidiani appunto del, sempre della nostra riega e quindi grazie a Leonardo da parte grazie, di tutti. Grazie a tutti grazie per a tutti. la partecipazione e anche grazie a, a mio collega Marco che è sempre anche molto simpatico, esaustivo e nelle, nelle, nelle risposte, sempre molto professionale. Grazie, grazie mille. A grazie a tutti. Ciao, a domani. Ciao.